Bentrovati a tutti i telespettatori di Italia Nicosia, queste notizie flash provinciali dell'11 novembre, curate dalla nostra redazione. Nell'ultimo fine settimana, durante l'operazione di controllo di legalità disposta dal Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per arginare e prevenire i fenomeni di incidentalità stradale, coordinata personalmente sul territorio della nostra provincia dal dirigente della sezione Polizia Stradale di Enna, il vicequestore aggiunto Felice Puzzo, sono state contestate complessivamente 80 infrazioni per violazione al codice della strada. La metà di esse riguarda il mancato uso delle cinture di sicurezza e del sistema di ritenuta per bambini. A seguire le violazioni relative all'uso del cellulare alla guida, alla revisione dei veicoli e alla mancata copertura assicurativa. Alla fine delle tre giornate di controlli, facendo un consuntivo, la Polizia Stradale ha decurtato complessivamente 196 punti dalle patenti dei conducenti sanzionati, controllato in totale 160 veicoli e 171 persone, anche con l'utilizzo degli strumenti per verificare il tasso alcolemico degli automobilisti. Sono state contestate 80 violazioni al codice della strada, inoltre sono state ritirate una patente di guida e 6 carte di circolazione, si è proceduto al sequestro e ad al fermo amministrativo di 5 veicoli. Clamorosa iniziativa di alcuni sindaci dell'Ennese, accompagnati da altri colleghi delle province di Agrigento e Caltanissetta, davanti all'assessorato regionale alla sanità. I sindaci chiedono il mantenimento delle strutture ospedaliere a rischio, depotenziamento in particolar modo degli ospedali di Leonforte e Piazza Armerina. Ancora una volta, armati solo dei loro fasci, i sindaci Lacchiana di Aidone, Miroddi di Piazza Armerina, Marino di Mazzarino, Sinatra di Leonforte, Glorioso di Nissoria, Bertini di Assoro, Lupo di Barrafranca e l'assessore Cortese di Ribera, con le catene ai polsi, chiedono un incontro con l'assessore regionale alla sanità Baldo Cucciardi e non andranno via fino a quando non saranno ricevuti. Hanno portato con sé e montato anche alcune tende per passare la notte davanti alla sede dell'assessorato. Solidali anche altri sindaci ed assessori che stanno giungendo da altre parti della Sicilia per unirsi nella protesta. Dopo due manifestazioni in piazza Leonforte e piazza Armenia, la protesta si è spostata a Palermo. Sostanzialmente i sindaci chiedono l'annullamento del piano aziendale proposto dalla direzione generale dell'ASP 4 di Enna e la successiva sostituzione del direttore generale Giovanna Fidelio. L'applicazione del decreto Balduzzi, stravolto per quanto attiene agli ospedali presenti all'interno dell'ASP 4 di Enna. Dopo la protesta di ieri mattina, i lavoratori della Tecmix si sono spostati, accompagnati dai loro rappresentanti sindacali, nelle sedi istituzionali per incontrare i sindaci di Mistretta e Nicosia, interessati dalla costruzione dell'8B della Nord-Sud. I lavoratori sono stati ricevuti nella sala giunta dal sindaco di Nicosia Luigi Bonelli e dal presidente del consiglio comunale Anna Rita Consentino. Insieme alla delegazione dei lavoratori anche Pippo Femiano, segretario provinciale della Filca CISL, e Biagio Oriti della Fillea CGL. I due rappresentanti sindacali hanno illustrato i problemi economici che attraversa l'azienda. La Tecmix è un colosso nazionale che ha molti cantieri in tutta Italia. Il 40% sono presenti in Sicilia e solo per il lotto B4 sono impiegati 90 operai. La situazione si è ulteriormente aggravata con l'arresto di due amministratori coinvolti nelle indagini sugli appalti dell'ANAS. I lavoratori non percepiscono stipendi da 2 mesi ed il cantiere negli ultimi tempi aveva difficoltà nei rifornimenti di gasolio e di materiale edile. Ma la preoccupazione dei sindacati si estende anche agli altri lotti. Il B5 è praticamente definanziato ed il B2, la cui gara d'appalto non è stata ancora assegnata. Inoltre la Regione non ha cofinanziato i lavori, sono centinaia di posti di lavoro a rischio, con una situazione occupazionale ormai al collasso. A rischio il completamento di un'opera pubblica strategica e fondamentale per lo sviluppo economico del centro Sicilia. Il sindaco di Nicosia ha espresso solidarietà nei confronti degli operai ed ha promesso azioni congiunte con il sindaco di Mistretta, Liborio Porracciolo. Insieme si recheranno dall'assessore regionale alle infrastrutture per trovare una soluzione al problema. Il presidente del consiglio comunale, Anna Rita Consentino, convocherà un consiglio comunale congiunto a quello di Mistretta per discutere della situazione che da diversi mesi è diventata insostenibile. Saranno chiamati a presenziare anche i sindaci di altri paesi vicini e coinvolti nella costruzione dell'arteria stradale. Se i colloqui con le istituzioni regionali non dovessero andare a buon fine, il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, è pronto anche alla lotta a fianco dei lavoratori, anche con un'occupazione simbolica della strada. La giornata del diabete è stata istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e sarà celebrata in tutto il mondo il 14 e il 15 novembre prossimi. L'azienda sanitaria provinciale di Enna per l'occasione sarà in piazza Umberto I a Enna sabato 14 novembre dalle 9 alle 19 e allestirà il presidio diabetologico e oftalmico.
a base volontaria di medici specialisti, di operatori sanitari dell'ospedale e del territorio, alla presenza di pazienti, di genitori, di bambini diabetici. I cittadini riceveranno materiale informativo per la cura e la prevenzione della patologia, consulenza medica qualificata per la valutazione del rischio di sviluppare il diabete e potranno sottoporsi allo screening per la valutazione della glicemia e del fondo oculare e alla misurazione della pressione e del peso. Si stima che nel 2005 le persone affette da diabete saranno 380 milioni in tutto il mondo ed è oltremodo necessario promuovere l'informazione e corretti stili di vita per prevenire l'insorgenza della patologia, dichiara il direttore generale dell'ASPDN, la dottoressa Giovanna Fidelio. La manifestazione organizzata dall'ASPDN è patrocinata dal Ministero della Salute e dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana. In rappresentanza del gruppo di lavoro sulla giornata del diabete interverranno tra gli altri il presidente dell'Associazione di Volontariato Giovani Diabetici di Sicilia, il dottor Colianni, il dottor Prato, la dottoressa Anna Maria Russo, la dottoressa Millau, la dottoressa Eleonora Caramanni, il dottor Filippo Muscià e la dottoressa Loredana Di Simone. Si ringraziano, afferma l'ASP, il Comune di Enna, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, i medici diabetologici e specialisti che saranno presenti, gli infermieri della Croce Rossa Italiana, l'AVIS di Enna, i volontari della Protezione Civile di Enna e l'Associazione Diabete Italia per la preziosa collaborazione e il contributo che daranno alla realizzazione delle attività promosse dall'iniziativa. Il 7 novembre l'infermiere Leon Fortese Salvatore Lombardo ha partecipato alla trasmissione televisiva in onda su Canale 5 Avanti un altro, condotta dal simpatico Paolo Bonolis. Salvatore Lombardo non è nuovo a queste partecipazioni televisive. Il 54enne Leon Fortese, sposato e padre di due figli, ha partecipato nel 1997, 2001 e 2007 a Sarabanda e nel 2012 all'Eredità. Purtroppo la performance dell'infermiere Leon Fortese è durata poco, ma durante il suo turno di gioco è uscita la Bonas, una particolare ragazza molto procace, provocante e nello stile dei programmi condotti da Paolo Bonolis. Questo ha creato ilarità ed allegria all'interno dello studio. Siamo curiosi di vedere le prossime apparizioni televisive di Salvatore Lombardo, che di certo non molla e continuerà con le sue apparizioni sia sulle reti Mediaset che sulla Rai. E con questo abbiamo concluso. Vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.